sul portale menopausaok.it sono disponibili informazioni medico-scientifiche sulla menopausa, video interviste, test e consulenze online con gli esperti per aiutare le donne a gestire al meglio i cambiamenti del proprio corpo. Gli argomenti sono assolutamente tutti, dall'alimentazione all'attività fisica, parliamo con la sessuologa, con la dermatologa, e quindi si affrontano tutti gli argomenti. E ci sono delle notizie, anche se pensiamo tutte di essere molto ben informate, tante cose ci sfuggono. Allora basta andare appunto sul sito Menopausa OK e avrete tutte le risposte, perché questo periodo può e deve essere bellissimo. La donna vive mediamente 35 anni dopo la comparsa della menopausa, e quindi è bene che modifichi le abitudini alimentari in conseguenza delle modificazioni di alcuni metabolismi, e che faccia prevenzione soprattutto in ambito cardiovascolare, visto che aumenta enormemente l'incidenza dell'infarto e dell'ictus in questa fascia d'età, tanto da diventare superiore a quella che esiste nell'uomo, di fare prevenzione per l'osteoporosi postmenopausale, soprattutto in ambito oncologico. I consigli riguardano anche l'utilizzo delle terapie ormonali sostitutive di nuova generazione, con contenuti di estrogeno ridotti rispetto al passato e con l'associazione all'estrogeno di principi attivi diversi dal progestinico. La ricerca scientifica ci dà oggi terapie sempre più sicure. La TOS si può declinare in molti modi, molte molecole, vie di somministrazione, dosaggi, che hanno sicuramente il vantaggio di trattare il sintomo, la vampata, la secchezza vaginale, ma con un impatto molto modesto sull'organismo e quindi riducendo significativamente quel piccolo rischio oncologico, soprattutto sul seno, che era stato visto in passato. Il non utilizzo del progestinico è un'ulteriore scelta a disposizione in questo nuovo preparato, che è questo complesso estrogenico tessuto selettivo o Tissue Selective Estrogen Complex, da cui TSEC, la sigla. Non viene utilizzato il progestinico, ma c'è un farmaco, il basidoxifene, che protegge l'endometrio al posto del progestinico dal possibile stimolo eccessivo dovuto all'estrogeno, che se fosse dato da solo potrebbe esercitare appunto sull'utero. I farmaci antitumorali sono sempre più personalizzati e sofisticati. Spesso è il farmacista ospedaliero a prepararli, un'attività molto delicata ma anche rischiosa. Per questo motivo è stato realizzato il primo documento di consenso a livello europeo sulla gestione dei rischi di esposizione del personale sanitario nella manipolazione di questi farmaci, con il patrocinio della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri e con il contributo della Società di Tecnologie Mediche Becton Dickinson. Oggi abbiamo presentato come società scientifica SIFO un documento molto importante per la categoria dei farmacisti ospedalieri. Si tratta di un documento di consenso a livello europeo, il primo, e riguarda la sicurezza per i lavoratori che lavorano nelle cosiddette UFA, cioè quelle centrali di allestimento dei farmaci antiblastici. Questa attività che si svolge negli ospedali attraverso il contributo importantissimo del farmacista ospedaliero è di grande rilevanza sia da un punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista economico, perché stiamo parlando di farmaci ad elevato costo e ad elevato valore terapeutico. È molto importante la gestione del rischio in queste centrali di allestimento, perché stiamo parlando di farmaci importanti dal punto di vista terapeutico, ma anche rischiosi per la loro manipolazione per i lavoratori che ci lavorano quotidianamente. Per noi è stato un successo rivedere un documento che era stato fatto appunto 12 anni fa e che è arrivato a un documento tecnico di 102 pagine, dove abbiamo affrontato tutta una serie di problematiche, dai software di prescrizione agli ambienti, alle caratteristiche dei locali che devono avere per garantire un certo tipo di sicurezza, sia microbiologica che anche ovviamente tecnica. Tutta la parte legata alle nuove tecnologie, perché sempre più adesso nell'ambito degli allestimenti si lavora con i sistemi robotizzati, e anche tutta la parte legata alla formazione del personale, che ovviamente deve essere addestrato e formato per poter lavorare in un certo modo. Sicuramente BD è un grosso alleato, perché ci dà l'opportunità, laddove non esistono, ad esempio, le possibilità di investire in tecnologie perché i numeri non sono sufficienti, comunque di utilizzare dei sistemi nei circuiti chiusi che permettono di garantire la sicurezza del preparato e anche la sicurezza per il paziente. Più li ami e meno li curi.
E questo in estrema sintesi quanto emerge dalla ricerca realizzata da GFK Eurisco e commissionata da MSD Animal Health. Infatti solamente la metà di chi possiede un animale domestico dichiara di farlo vaccinare regolarmente e ancora meno pulisce le zampe al cane o al gatto dopo la passeggiata o si preoccupa di controllare il pelo. Un atteggiamento sbagliato che può determinare conseguenze sanitarie per tutto il nucleo familiare. Il fatto che lo teniamo in casa, che dorme sul letto, che sta di fianco a noi, che vive come noi, che gli diamo anche quasi il nostro cibo, viene quasi considerato come un fattore di sicurezza, ma in realtà non dobbiamo dimenticarci che l'animale esce, ha altre forme di contatto, va nei campi, ha molto facilmente la presenza di parassiti perché vive chiaramente va nei prati, al pelo, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista, ecco, forse l'attenzione che noi dedichiamo nell'amorevolezza ci fa diventare negligenti per quelli che sono gli aspetti sanitari. Il benessere animale passa in primis dalla salute, cioè non si può immaginare benessere per animali, famiglia e ambiente senza aver fatto cura e salute. Cura vuol dire la vera cura, cioè curarsi dell'animale e dei figli e della famiglia in modo corretto. Non si può immaginare di farlo in modo superficiale, bisogna utilizzare innanzitutto le professionalità disponibili, quindi le competenze. Competenze in questo campo sono ovviamente il medico veterinario per gli animali, il medico di famiglia, eccetera. In Italia abbiamo 7.700.000 famiglie che vivono con animali, cani e gatti soprattutto. Se questi animali non vengono curati, c'è un impatto sul benessere non solo dell'animale, un animale non curato, ma anche sul benessere della famiglia. C'è un impatto anche di potenziali malattie trasmissibili e anche di eventuali preoccupazioni della famiglia nel fatto che l'animale non stia bene. Questo quindi ha un impatto negativo non solo sull'animale ma anche sulla famiglia. Per questo parliamo di una salute unica. Il lancio del Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale rappresenta un grande avanzamento per la sanità pubblica italiana. Per la prima volta su tutto il territorio nazionale, tutti i vaccini considerati dalla comunità scientifica sicuri ed efficaci saranno offerti gratuitamente da parte di tutte le regioni. E nessuna paura per il numero dei vaccini, prima di tutto perché le vaccinazioni del bambino non indeboliscono né sovraccaricano il sistema immunitario, anche quando vengono effettuate più vaccinazioni contemporaneamente, e poi perché oggi i vaccini vengono somministrati in associazione. Abbiamo un nuovo piano nazionale per la prevenzione vaccinale. Perché un piano nazionale? I vaccini che oggi noi vediamo elencati in questo piano effettivamente erano già offerti da questa o da quest'altra regione, un po' a macchia di leopardo. Quindi il grande vantaggio di questo piano è che è un piano nazionale, quindi queste vaccinazioni diventano LEA, livelli essenziali di assistenza, cioè sono delle vaccinazioni che devono essere offerte attivamente e gratuitamente da tutte le regioni. Quindi un'offerta vaccinale uguale per tutti. Quali sono le novità di questo piano? Abbiamo delle nuove vaccinazioni per l'infanzia, quella contro il rotavirus, quella contro il meningococco B, che oggi è diventata la forma più frequente di meningite batterica nella prima infanzia. Abbiamo poi l'estensione della vaccinazione contro il papillomavirus anche nei maschi, vaccinazione che fino ad ora era solo offerta alle femmine adolescenti. Abbiamo l'introduzione di un nuovo vaccino, quello contro la varicella, che può essere associato a morbillo, parotite e rosolia, quindi anziché il trivalente possiamo utilmente fare un quadrivalente che includa anche la varicella. Fortunatamente esistono i cosiddetti vaccini combinati. Ma cos'è un vaccino combinato? Praticamente è un vaccino nella quale sono inseriti più vaccini in contemporanea, quindi più preparazioni antigeniche, il che ci permette di proteggere il vaccinando, cioè il nostro bambino, verso più malattie in contemporanea. Ad esempio c'è il cosiddetto vaccino esavalente, che è un unico vaccino, ma tramite questo vaccino noi lo proteggiamo per ben 6 malattie. Un discorso molto analogo è fatto per morbillo, parotite, rosolia, varicella. Sono 4 malattie, ma grazie al vaccino tetravalente con un unico buco noi lo proteggiamo verso 4 malattie. E quindi che succede? Da 12 vaccini, quindi da 12 ipotetiche punture che noi dovevamo fare al nostro bambino, in realtà le punture diventano 4. Consumare alimenti troppo ricchi di sale ha effetti nocivi sulla salute, prima di tutto l'ipertensione, per cui ridurre il consumo di sale con la dieta è il primo passo per evitare malattie cardiovascolari, infarti e ictus. Quindi attenzione a prosciutto, formaggi e salse, ma anche a pane, biscotti e cracker. Per non rinunciare a questi alimenti, oggi sono proposti nuovi cibi a ridotto contenuto di sale, che conciliano un'alimentazione sana e controllata con il gusto della buona tavola. E alcuni prodotti consentono, controllando l'etichetta, anche di scegliere la quantità di sale presente, come gli
gli alimenti dal gusto, che sono suddivisi in tre categorie in base al contenuto di sale, ognuna contraddistinta da un bollino di colore diverso. Il sale serve nell'organismo, il problema è che ne introduciamo troppo rispetto a quello che serve, perché abbiamo l'abitudine di aggiungerlo agli alimenti senza considerare che gli alimenti contengono già sale. Può sembrare strano, ma la fonte principale di sale nella nostra alimentazione è rappresentata dal pane e dai prodotti da forno, non solo quelli salati come i cracker e i grissini, ma anche quelli dolci come i biscotti e le merendine. In realtà sono alimenti che ne contengono poco sale singolarmente, ma che sono presenti nelle nostre abitudini alimentari quotidianamente. Proprio per un'attenzione particolare all'utilizzo del sale, sono usciti dei prodotti a bassissimo contenuto di sale che, utilizzando materie prime di prima qualità, hanno avuto la possibilità di esaltare il sapore degli alimenti alla fonte senza dover aggiungere sale. C'è un team di esperti dove praticamente fa una mappatura del territorio nazionale con lo scopo di cercare produttori e prodotti che seguono la nostra idea, quello appunto di produrre a basso contenuto di sale. Una volta stabilito il prodotto, contattiamo il produttore, rielaboriamo una ricetta ad hoc per noi, dove praticamente c'è meno sale, aggiungendo, levando il sale, ma aggiungendo aromi e specialmente spezie e il giusto mix di ingredienti, per poter far sì che, pur mancando il sale, rimane il gusto. Un esempio potrebbe essere questo sugo di carne chianina. È un prodotto che non si sente che c'è pochissimo sale. Basti pensare che qua c'è lo 0,1 grammi di sale su 100 grammi, che in commercio è 10 volte meno a qualsiasi prodotto simile che si trova in scaffale.